Buongiorno a tutti da Malaga. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Daniele Zemignani, dal 1992 faccio l'agente immobiliare e oggi parleremo di come fare denaro verde. Quindi, nella descrizione di questo video metterò il link dal mio sito internet. Dovrete cercare nella barra di ricerca questa dicitura. Come fare denaro verde e a questo punto vediamo come procedere. Innanzitutto non fatevi truffare da factotum o gente che spilla denaro. La procedura è abbastanza semplice. Appunto, qua seguite questo link che vi porterà sul sito della Polizia di Stato. Questa appunto è la pagina della Polizia di Stato. Okay. Partiamo dall'inizio, quindi in base alla vostra provincia. Io mi trovo a Malaga, quindi seleziono Malaga. Dobbiamo chiaramente dire alla polizia che cosa vogliamo fare, quindi in questo caso è un certificato UE. Accettiamo, entriamo. A questo punto ci chiederà il documento d'identità nostro, dato che stiamo facendo un NIE verde, quindi un NIE definitivo, andremo a mettere il nostro numero NIE provvisorio, nome e cognome, la nostra nazionalità. Accettiamo. A questo punto mi chiede di sollecitare un appuntamento. Mi chiede in quale distretto voglio farlo. Io chiaramente sono residente a Torre Molinos e quindi metterò Torre Molinos. Qua metterò il telefono, l'email, si vende. A questo punto, come potete vedere, mi dà tre opzioni con tre orari. Seleziono una delle opzioni e clicco seguente. Ecco, vi arriverà a questo punto un'email di conferma da parte della polizia. Fatto questo, dobbiamo procedere a compilare il modulo per le tasse. Quindi selezionate appunto questo link sul mio sito e vi porterà a questa pagina. Questa pagina dovrete mettere il vostro NIE, nome e cognome, l'indirizzo di dove abitate. Dovrete selezionare il certificato del registro del residente comunitario. Qua chiaramente metterete, nel mio caso, Torre Molinos, pagamento in effettivo. A questo punto mi chiede di stampare, di scaricare e stampare il modulo. Ovviamente adesso io non ho messo i dati, quindi non mi fa fare l'operazione, però se mettete i dati vi porterà una pagina per stampare il modulo. L'importante è stampatelo in duplice copia. Poi andate in banca, lo pagate e siamo già alla metà dell'opera. Torniamo sempre sul mio sito. A questo punto dovrete compilare un modulo, l'EX18, da consegnare in polizia. Lo apriamo. Ok, benissimo. Qua
Mettete il vostro numero di passaporto, qual è il vostro NIE, cognome, nome, se siete ombre, come quindi siete un uomo, ombre, data di nascita, dove siete nati, paese in cui siete nati, nazionalità, dovete dire se siete soltero, quindi single, coniugato, vedovo, divorziato o separato, il nome di vostro padre, nome e cognome di vostra madre, il vostro domicilio in Spagna, cellulare, email. E a questo punto procediamo nella seconda pagina del modulo. Allora, se voi avete un contratto, per esempio, di un anno di lavoro, selezionate lavoratore per cuenta ENA, perché siete dipendenti di qualcuno. Se lavorate in proprio, potreste mettere travagatore per cuenta propria, o potreste anche mettere residenza continuata in Spagna durante 5 anni. Dipende dal momento in cui voi fate questa richiesta. Qua io vi consiglio di stampare un modulo vuoto, andate in polizia senza appuntamento, chiedete informazioni in funzione della vostra situazione. Ecco la cosa importante del NIE verde, è che voi dovete allegare una serie di documenti che dimostrano che avete diritto a vivere in Spagna. Quindi, per esempio, io che sono un autonomo che lavoro in proprio, ho presentato il contratto di affitto di casa mia, l'impadronamento, ho presentato l'estratto conto alla banca, ho presentato l'asta di autonomo, ho presentato l'affiliazione alla Seguridad Social, insomma, ho presentato un po' di documenti che dimostrano appunto che io lavoro permanentemente in Spagna. In molti casi è sufficiente portare il contratto di lavoro o portare l'impadronamento e qualche busta paga. Questo dipende molto dal poliziotto che vi trovate davanti. Quindi io assolutamente vi consiglio di chiedere direttamente in polizia, in funzione della vostra situazione, quali documenti vogliono vedere. E ricordatevi che se non avete il NIE provvisorio non potete chiedere direttamente il NIE verde. Detto questo, vi ricordo che io ho un'agenzia immobiliare, faccio attività di mediazione immobiliare in Andalusia e offro servizi di tutela online, servizi online per il controllo dei documenti degli immobili e la stesura dei preliminari di compravendita per tutta la Spagna. Se volete contattarmi, il mio numero di telefono è più 34 625 445405. Sono anche il fondatore del gruppo Facebook Italiani in Andalusia, al quale sicuramente vi invito a iscrivervi. E per qualsiasi dubbio, contattatemi. Buona fortuna a tutti da Malaga. Ciao.